Ciao Stefania, benvenuta per iscritto. Ciao Marzia, grazie per avermi contattato. Grazie a te, sono molto contenta di fare questa chiacchierata oggi per parlare di un libro molto interessante che ho qui. Lo facciamo vedere, il libro che hai scritto tu non è l'unico, ma oggi parleremo in particolare di questo, La filosofia nelle organizzazioni, nuove competenze per la formazione e la consulenza, l'editore Carocci. Un libro davvero interessante che propone un metodo filosofico per la formazione e la consulenza organizzativa. Ci mostra in sostanza questo libro che la filosofia è molto importante anche per le organizzazioni, ebbene sì, e in particolare diciamo che il riferimento non è tanto alla filosofia come disciplina così astratta, specialistica, ma più che altro si potrebbe dire la filosofia, nel senso, se così possiamo dire, mettere il pensiero in azione in qualche modo, no? E quindi cercare anche di comprendere e affrontare le problematiche, le dinamiche che fanno parte della, realtà organizzativa odierna. In questo libro si parla di competenze filosofiche, ma prima di tutto ti vorrei chiedere, che cosa può fare la filosofia all'interno di un'organizzazione? Sì, allora intanto credo che sia importante, tu hai letto il libro quindi lo sai, ma magari quando si parla di filosofia in organizzazione alle persone può venire in mente il filosofo che va in azienda a fare una lezione di filosofia, no? E non è proprio così, nel senso che ci sono anche casi di questo tipo. Ci sono delle aziende particolarmente illuminate, a me ne viene in mente qualcuno, che hanno invitato il filosofo in azienda perché ritengono che la filosofia come progetto culturale è importante, quindi loro fanno la loro lezione. In genere sono dei filosofi famosi, ecco, non chiamano il consulente filosofico. E, io penso tutto il bene possibile di queste cose perché comunque tutto quello che permette di avvicinare la filosofia alle organizzazioni credo che sia positivo. Dal mio punto di vista, come tu già hai ben detto, la filosofia si intende qui come pratica, quindi come pratica di pensiero che con i propri strumenti e i propri metodi ha l'obiettivo di provare ad analizzare, affrontare, anche se ci riesce, a risolvere alcune problematiche organizzative. Mi vengono in mente, ad esempio, il tema dell'identità, quello del benessere organizzativo, la questione, tutte le questioni relazionali della comunicazione, l'etica, i valori d'impresa. E anche altre, perché sono davvero tante le tematiche che si possono affrontare con la filosofia. E io poi dal mio punto di vista, anche proprio per distinguere questo approccio rispetto alla classica modalità della lezione del filosofo, parlo non tanto di filosofia, ma di competenze filosofiche, che sono quelle per me più importanti. Perché hanno proprio la capacità di attivare un pensiero critico e riflessivo anche all'interno delle organizzazioni. E qui il filosofo è chiamato ad agirle sicuramente nei propri interventi, a mettere in valore queste competenze, nel senso di sensibilizzare le persone all'importanza di queste competenze e se può anche ad allenarle, nel senso se può, dico perché normalmente gli interventi che ci chiedono sono sempre brevi. E molto costretti, per cui si tratta naturalmente di competenze importanti che uno acquisisce in una vita, nel tempo, però io credo che si possa anche aiutare le persone ad acquisire almeno dei pezzettini. E a questo punto, Stefania, siamo curiosi quali sono dunque queste competenze che, si possono portare all'interno delle organizzazioni. Allora, io ne ho individuate cinque, non perché siano esaustive, e neanche perché siano solo dei filosofi, perché no, almeno se no si potrebbe dire, vabbè, ma allora gli altri, quelli che non hanno fatto filosofia, non le posseggono. In realtà io le chiamo filosofiche perché la filosofia da sempre si è costruita attorno a queste capacità. Le ha messe in atto e attorno ad esse si è anche costruito proprio la filosofia come disciplina. Quindi ne ho individuate cinque,
ho individuato queste perché sono quelle che dal mio punto di vista meglio sono utili per lavorare in impresa, nelle organizzazioni in generale. Sono quelle competenze che ci aiutano a porci davvero in maniera critica e riflessiva rispetto alla realtà, alle cose che noi facciamo, a come pensiamo, a prendere delle decisioni, a prendere posizione rispetto alle cose. Allora, la prima è la competenza di concettualizzazione, poi c'è la competenza di argomentazione, quindi la competenza di giudizio, di valutazione morale e di sensibilità morale. Se vuoi, provo a dirti due cose di ciascuna. Sì, certo, volentieri. Beh, Perché comunque naturalmente è un po' semplificando. certo, poi il resto è nel libro, davvero io l'ho letto e quindi lasciamo anche un po' di curiosità ai nostri ascoltatori. Allora, la prima è quella che ho chiamato competenza di concettualizzazione, è quella un po' propedeutica, nel senso che serve proprio a aiutare le persone a mettere a distanza la realtà, anche quello che le persone fanno, quello che le persone pensano, soprattutto, e come parlano. È quella competenza che ci permette di, soprattutto di descrivere e di interpretare le situazioni, i pensieri, il modo in cui parliamo, ma soprattutto è la competenza che ci permette di chiarificare i significati. Noi spesso usiamo le parole, ma non le sappiamo. Questo naturalmente non vale per quelle parole che sono quelle più concrete, diciamo così, ma per quei concetti che sono più pregni, che sono più significativi. E li usiamo quotidianamente. Questo vale anche nella nostra vita lavorativa. Ne parleremo, penso, ma quando si parla, ad esempio, di valori, di fiducia, di trasparenza, di responsabilità, noi partiamo dai nostri concetti, ma poco li indaghiamo. E questo non è solo un problema teorico, come si potrebbe pensare, ma è un problema perché, si trasferisce in un modo d'agire che, può non essere meditato e può essere non corretto, contraddittorio a quelle che sono le nostre parole, eccetera. Quindi questa è una competenza fondamentale, penso, e si ritrova in molte pratiche, cioè a me capita molto spesso di metterla in atto perché si tratta in primo luogo di creare anche un linguaggio comune tra le persone, cosa che non è molto scontata. E quindi di significare l'esperienza in modo più appropriato. La competenza di argomentazione è una grande, cioè praticamente anche questa è quasi una competenza filosofica per eccellenza, di cui purtroppo su cui non c'è una grande attenzione, nel senso che si parla tanto di comunicazione ma poco di argomentazione. L'argomentazione è la capacità che noi abbiamo, dovremmo avere di difendere le nostre idee attraverso delle buone ragioni, cioè quindi trovare delle buone ragioni per difendere quello in cui crediamo o per supportare le nostre decisioni attraverso delle argomentazioni appunto che siano il più possibile corrette, sia dal punto di vista logico, ma anche efficace. Questa è una competenza che manca spesso perché non siamo attrezzati ad esercitarle, anche perché nel clima attuale l'argomentazione non è molto di moda, cioè si fanno delle grandi affermazioni, si hanno delle opinioni, ma si argomenta molto poco. È una cosa anche difficile. Però si è persa proprio il valore di questa cosa. Quindi credo che questa sia importante ed è importante nelle organizzazioni sia per difendere dei buoni progetti, parlo dei manager che possono difendere i propri progetti, sia per dialogare con i propri collaboratori, sia per negoziare in determinate situazioni. Insomma, anche questa ha molti usi e molte applicazioni. L'altra è la competenza di giudizio. Anche questa è un po' desaparecidos, nel senso che
spesso ormai è in auge la vulgata per cui non bisogna giudicare, no? Dice non bisogna giudicare, non bisogna giudicare, in realtà poi le persone giudicano continuamente, perché lo facciamo tutti, ed è giusto così, nel senso che giudicare significa prendere posizione nelle cose, prendere posizione nella nostra vita, sulle scelte importanti, eccetera. Però spesso lo facciamo male. Quindi da una parte diciamo non bisogna giudicare, dall'altra non abbiamo gli strumenti per giudicare. Giudicare significa, non so, questo è giusto, questo è sbagliato, questo è bello, questo è brutto, questo è buono, questo è cattivo. Naturalmente la difficoltà è quando sono in gioco categorie così, così importanti, anche così difficili, per cui giudicare classicamente, anche in filosofia, è ricondurre una situazione a una categoria più ampia, che è più nota, alla quale questa si vuole ricondurre. E anche questo è un processo non tanto facile, perché giudicare bene significa anche sapere quali sono le categorie attraverso no, quali noi, i criteri attraverso quali noi giudichiamo e possibilmente essere in grado di esprimere agli altri se ci sono delle situazioni di conflitto. Poi le altre due riguardano l'elemento etico-morale, no? La competenza di valutazione morale è importante in tutte quelle situazioni in cui sono in gioco dei conflitti etici, dei conflitti di valore. E anche su questa non siamo tanto attrezzati perché, sebbene diciamo così, tutti abbiamo una precomprensione di cos'è il giusto, sbagliato, eccetera, ci sono delle situazioni abbastanza difficili perché le variabili in gioco sono molte, dove fare una valutazione razionale della scelta, della decisione presa o da prendere attraverso appunto una valutazione razionale della moralità degli argomenti che servono a sostenere una decisione o l'altra, anche questa è una cosa complessa e qui la filosofia ci aiuta molto perché c'è tutta una branca della filosofia appunto l'etica e che ci aiuta a valutare le decisioni a partire da una serie di teorie morali che da millenni a questa parte sono state identificate. L'ultima, che è quella di sensibilità, che ho chiamato di sensibilità morale, l'ho messa anche perché in azienda spesso si parla di emozioni, del sentire, c'è tutta questa rivalutazione, no, della sfera emozionale, intima, e credo che sia per certi versi giusta. Però non sempre questo universo emozionale viene trattato, diciamo, in modo, anzi, non accade in modo filosoficamente interessante. Filosoficamente interessante significa fare un'analisi cognitiva delle emozioni e vedere le emozioni come una porta aperta anche qui al valore, alla moralità, nel senso che, come dice Martha Nussbaum, l'emozione non è una reattività a delle situazioni, ma ogni emozione contiene una valutazione rispetto a ciò che ci sta attorno ed è una valutazione cognitiva, anche se non la, come dire, mentre proviamo l'emozione, naturalmente questa è implicita. E anche questo è importante perché ci permette di capire se ci sono delle situazioni che sono moralmente pregne o comunque situazioni a cui noi vogliamo dare un valore piuttosto che situazioni che ci richiamano allontanamento o disvalore. Quindi insomma queste cinque competenze ritengo che ci dovrebbero guidare nell'azione con le imprese. Ecco. E sono molto contenta che abbiamo parlato di questo perché davvero oggi credo che fare impresa sia una vera e propria arte e in quest'arte farla bene, e in quest'arte la filosofia ci sta benissimo, ci può aiutare tanto e attraverso quello che ci hai appena detto su queste competenze filosofiche da apportare nelle organizzazioni, sicuramente un imprenditore riesce a fare un passo avanti rispetto agli altri. Molto probabilmente quando, non lo so, io credo che molti imprenditori, i quali magari possiamo proporre, di portare nella loro impresa la filosofia, io credo che più di qualcuno storcerebbe il naso. Però
credo che ci sia anche poca conoscenza di questo e quindi mi fa piacere che ci siano libri come il tuo che ne parlano e soprattutto il motivo che mi ha spinto proprio anche a fare questa chiacchierata con te oggi. Perché comunque l'imprenditore o il manager in generale che è a capo di un'impresa e che decide invece di fare questo investimento, che è un investimento importante per portare la filosofia all'interno della sua impresa, sicuramente si può definire un imprenditore illuminato, innovativo rispetto a tanti altri che magari sono molto ancorati a una visione, a un modo di fare impresa molto più tradizionale e come dicevo prima, magari storcono il naso se gli parli di filosofia, però magari non si rendono conto che tanti problemi legati alla quotidianità della vita organizzativa e che magari si ostinano a cercare le soluzioni nei numeri, nei bilanci, in queste cose qua, e non risolvono nulla, e in realtà il problema sta da un'altra parte, no? E quindi interventi di questo tipo possono sicuramente aiutare. Questo mi porta a pensare ad un'altra cosa, perché questo imprenditore che fa la scelta di portare la filosofia nella sua organizzazione, sicuramente ha un motivo in più anche per raccontare la scelta che ha fatto. Qui a Periscritto ne parlo spesso, parlo di imprese che raccontano le proprie storie, di narrazione di impresa in generale. Quindi io credo che un imprenditore che fa questa scelta abbia sicuramente un'ottima base dalla quale partire per poter raccontare la propria storia e creare qualcosa di importante per quello che è il suo pubblico. Quindi Stefania, io ti chiedo, tra filosofia, narrazione e organizzazione c'è un legame evidentemente molto forte. Sei d'accordo? E in che cosa consiste esattamente questo legame? Sì, beh, può essere da tanti punti di vista, nel senso che, allora, sono due modi, narrazione e filosofia sono due modi per dare senso alla realtà, quindi io ritengo che possano essere anche complementari. Io uso molto spesso la narrazione come propedeutica anche a momenti di indagine più approfondita, più filosofica sui concetti, perché penso che sia importante, intanto perché la narrazione coinvolge più in prima persona le persone, le rende partecipi a partire dalla propria esperienza e quindi questo è sempre un elemento importante, con cui anche iniziare un lavoro con le persone. Anzi, ti dirò di più, non solo la narrazione, mi è capitato di usare anche la scrittura, che è anche questa, forse ancora di più della narrazione, è un modo per mettere in fila le cose e addirittura, io dico sempre, forse su questo sarai d'accordo, per scoprire cose che non hai ancora pensato, cioè che proprio nel momento in cui scrivi le partorisci e se non le scrivessi non ti sarebbero neanche venute in mente, cosa che è ancora diversa dalla narrazione orale. E quindi sì, la narrazione per me è un momento, come dicevo, propedeutico, poi non solo, ritorna, ma ad esempio a proposito di lavori che ho fatto sul tema del valore, allora se si cerca di capire quali sono i valori di un'impresa e come agiscono all'interno dell'impresa, dell'organizzazione, la prima cosa che effettivamente può essere utile fare è cercare di stimolare nelle persone attraverso delle narrazioni personali come loro vivono alcuni valori o disvalori all'interno dell'impresa, che anche appunto in modo, come dicevo prima, intanto per fidarsi della loro personale esperienza nella comprensione del valore, per metterli in primo piano. Poi durante la narrazione si costruiscono appunto dei mondi, no? Dei mondi in cui ci sono dei soggetti che fanno delle cose con delle motivazioni, è anche un modo per ricostruire le motivazioni che ci sono state dietro a delle attività fatte da parte del soggetto stesso o degli altri, anche per responsabilizzare,
proprio rispetto in questo caso al valore. Quindi la narrazione è molto importante e fa emergere quel sostrato su cui poi spesso noi andiamo a lavorare per esplorare i concetti, per magari introdurre anche degli approfondimenti che io poi a partire da ciò che alcuni filosofi possono aver detto su un tema, eccetera. E quindi questo ci permette di tenere unito, mi viene da dire, ideale e reale, no? Proprio per evitare che queste cose, se no, di cui si parli, sembrino delle idee disincarnate. Ecco, quindi la narrazione è fondamentale. Poi, nel senso che forse la dicevi tu, è il raccontare l'esperienza fatta. Ad esempio la comunicazione d'impresa, no? Rispetto a determinati temi, beh, anche questo avviene in modo molto arricchito se prima lo si è affrontato, si è sviscerato il tema anche filosoficamente da tanti punti di vista. Quindi, insomma, io penso che siano due modalità assolutamente complementari da valorizzare e da utilizzare insieme. Su questo siamo d'accordo, anche sulla scrittura a mano in modo particolare sfondi una Anzi, porta aperta con me, perché davvero se potessi lo farei sempre, per questioni di tempo ovviamente, visto la mia professione diventa un po' complicato, però effettivamente ti porta a concentrarti su determinati aspetti, ti aiuta a vedere meglio te stesso, quello che ti circonda e quindi conoscersi meglio, e quindi anch'io sono una sostenitrice proprio della scrittura a mano e tante altre professioniste che ho intervistato, penso ad Alessandra Cosso che è stata mia ospite poco tempo fa, mi ha proprio parlato delle famose fiabe copionali che fa scrivere a chi lavora nelle organizzazioni, quindi veramente è molto utilizzata perché appunto la scrittura può dare tanto. Stefania, senti, nel tuo libro si parla sì di competenze, queste che hai appena identificato tu, le principali, ma anche di competenze trasversali o soft skills. E in particolare tu tra queste ne hai individuate tre: assertività, ascolto e autovalutazione, che ha un ruolo molto particolare proprio nell'attivazione dei processi di cambiamento. Ci puoi dire qualcosa per ciascuna di queste tre competenze trasversali per inquadrarle un attimino? sì, allora, questa cosa delle soft skills è una questione che ho voluto trattare perché è un tema su cui spesso io cozzo quando ci lavoro, nel senso che se ne parla continuamente, no? Queste soft skills sono importanti, tutti anche. Raccontano come sono quello che fa davvero la differenza, no? Per la riuscita del lavoro, per la riuscita delle organizzazioni. Però mi interessava mettere in evidenza come le competenze, la filosofia, insomma, lo sguardo della filosofia ci permette di andare a vedere di che cosa si tratta effettivamente quando si parla di queste soft skills. E anche poi di scoprire che se queste soft skills sono rilette attraverso lo sguardo della filosofia, allora sì che prendono un significato più ricco, più pieno, altrimenti il rischio è che li si consideri in modo molto povero, impoverito. Provo a spiegarmi. Allora, intanto i filosofi nei confronti delle soft skill hanno sempre, cioè delle competenze trasversali, ma proprio del concetto di competenza hanno sempre avuto un po' timore o comunque hanno sempre abbastanza, come dire, criticato questo concetto e in parte anche ha ragione, perché anche nelle organizzazioni viene usato, secondo me, malamente. Cioè, viene usato malamente, i filosofi direbbero in modo strumentale, cioè quelle che dovrebbero essere delle aree di competenza che appartengono, come dire, a 360 gradi, un po' all'umano, alla persona nella sua, in realtà vengono considerate come se fossero delle abilità tecniche, quindi funzionali a riuscire secondo dei parametri di successo che ha definito l'organizzazione. E quindi,
Nient'altro, per dire, la competenza di comunicazione è considerata quasi solo nella sua versione di competenza di comunicazione efficace, mentre comunicare a 360 gradi è qualcosa di maggiore. Ma questo vale un po' per tutte. Quindi, dal mio punto di vista, c'era l'idea di mostrare che queste abilità, per essere davvero considerate tali, devono essere spogliate da questo suo ruolo così, diciamo, un po' impoverito, e la filosofia ci permette di vedere come spesso questo accade. Allora, con l'assertività io ho cercato di mostrare che spesso è richiesta, ma non è tra quelle più presenti, diciamo, tra le skills che l'organizzazione richiede, quasi come se fosse sostanzialmente una dote, no? Quindi forse non ci si, non insistono troppo, però viene considerato in un modo, secondo me, un po' superficiale. Cioè, solo come il pensare, cioè la sicurezza in se stessi, una certa capacità di sopportare lo stress, di pensare positivamente, eccetera. Quindi è chiaro che se tu li consideri così, anche l'affettività diventa una cosa specifica, più ristretta rispetto a quello che secondo me è il significato più ampio di assertività. Quindi nel libro ho provato a ricostruire che cosa potrebbe significare un comportamento assertivo partendo da quelle che sono le cose che ci danno fastidio nelle persone non assertive, quindi facendo un processo un po' a ritroso, no? Che cosa ci dà fastidio nelle persone non assertive? Ad esempio, il fatto che cambiano idea e poi non giustificano questo cambiamento, appunto non l'argomentano, no? E quindi noi siamo in qualche modo spiazzati, non hanno più credibilità, oppure il fatto di avere io ho scritto una fragilità non saputa, cioè non sapere gestire in qualche modo le proprie fragilità, che non significa non averne, ma un po' subirne, eccetera. E da questo passaggio inverso ho provato a tira fuori quella che è invece, quindi quelle possono essere le caratteristiche dell'assertività, e ho visto che ce ne sono tantissime, che non sono assolutamente riducibili a quello che è quelle tre cosette che normalmente vengono insomma, riproposte nella formazione aziendale. La stessa cosa vale per l'ascolto e per l'autovalutazione. L'autovalutazione è una cosa che insieme all'assertività non viene molto presa in considerazione, mentre io penso che sia fondamentale, proprio perché un processo di cambiamento passa attraverso la capacità di vedere come si agisce, come si pensa, di riflettere su come si agisce, come si pensa, e di, proprio qua la competenza di concettualizzazione è molto importante. Alla luce di una serie di domande che noi ci facciamo e proprio cercando di vedere queste nostre modalità d'azione, possiamo in qualche modo immaginare dei cambiamenti direzionati, perché tutti noi cambiamo, ma per, come dire, trasformare il nostro modo di essere in qualcosa di diverso, abbiamo, facendolo, diciamo così, in modo intenzionale, abbiamo prima bisogno di farlo affiorare. Non solo le azioni, ma proprio i pensieri che guidano le nostre azioni, per poi provare a modificarle alla luce di quello che abbiamo visto e a partire da quello che abbiamo pensato rispetto a quello che abbiamo visto. Credo che questo poi sia anche il bello del tuo libro, nel senso che offri appunto un punto di vista, al gioco di parole, un punto di vista diverso e quindi si riesce proprio ad approfondire nel libro, questo è anche chiarito molto bene. Poi io ricordo ai miei ascoltatori che sul mio sito pubblicherò poi anche un articolo riassuntivo dove ci sarà il link proprio al libro di Stefania, che è un libro da leggere con attenzione, però molto chiaro e sicuramente vi aprirà tante finestre, come dico io, interessanti per imparare a guardare al mondo appunto della filosofia
filosofia e delle organizzazioni in maniera decisamente diversa. Stefania, io ti ho conosciuta, insomma, ho sentito parlare di te la prima volta dal professor Roberto Mordacci, filosofo, preside della Facoltà di Filosofia dell'Università San Raffaele di Milano, che ho avuto il piacere di intervistare qualche mese fa. Abbiamo fatto una chiacchierata, davvero per me è stata una tra le più belle interviste che ho fatto, e si è raccontato con grande generosità, è stato proprio un piacere. E in quell'occasione abbiamo parlato proprio di filosofia e del mondo delle imprese, perché lui mi diceva appunto che oggi chi fa impresa sempre di più cerca di comprendere un pochettino il senso di quello che fa, lo scopo, no? Vero, profondo, e che è un qualcosa che va molto al di là del profitto e che porta proprio l'attenzione sui valori, nel senso che oggi non basta più avere un prodotto, ma conta anche come lo fai, quali sono i valori che animano la tua attività produttiva nel tentativo poi di creare un valore che sia condiviso fondamentalmente. Tu, tra le altre cose, sei la coordinatrice del laboratorio di filosofia impresa che si trova proprio presso l'Università San Raffaele di Milano, che è una cosa bellissima perché portare in una facoltà di filosofia appunto un laboratorio che parla anche di impresa, del mondo delle organizzazioni, è qualcosa di innovativo. E so che assieme al professor Mordacci, ma anche ad altri professionisti, state lavorando su questo, in particolare sullo stile, sul concetto dell'identità dell'impresa, che sono davvero elementi molto importanti. Ti va di raccontarci qualcosa su questo progetto interessantissimo? Sì, molto, molto, sono molto contenta di lavorare con Roberto Mordacci, che come dici tu effettivamente è un filosofo brillante, brillantissimo, anche con uno spettro di interessi veramente Sì, è enorme. vero. Allora, sì, sono due cose diverse ma intrecciate. Da una parte, il laboratorio. Il laboratorio ho iniziato a fare la coordinatrice l'anno scorso. Esisteva già precedentemente, proprio da un'idea sempre di Roberto. L'idea era quella di nuova per una facoltà di filosofia, portare gli studenti, i ragazzi a riflettere, a incontrare il mondo delle imprese, ma non semplicemente vengono le imprese a parlare di sé e come fanno normalmente nelle occasioni per favorire il placement, no? Quindi per trovare la possibilità che i ragazzi possano trovare lavoro nelle imprese, che comunque è uno degli obiettivi da non sottovalutare. L'idea è proprio di creare nel laboratorio un luogo di confronto tra due linguaggi e mondi. Per certi versi sempre pensati quasi come inconciliabili, no? Perché la filosofia, cioè l'impresa ha sempre visto, insomma adesso il cambiamento si sta un po' vedendo, ma insomma tu parlavi prima di imprenditori illuminati, ecco perché di questo si tratta. Diciamo l'impresa ha sempre visto la filosofia un po' come qualcosa magari di bello, ma inessenziale o comunque non vedeva l'utilità. Ma anche la filosofia, soprattutto l'accademia, ha sempre guardato un po' con sospetto il mondo dell'impresa, perché appunto con questa idea del profitto, no? Che tutto distrugge e tutto strumentalizza, diciamo, è sempre visto come qualcosa di molto lontano rispetto alla vocazione teorica e, se vogliamo, disinteressata della filosofia. Quindi la sfida è stata proprio quella di avvicinare questi mondi. Quindi questo laboratorio, da una parte, ha proprio, come dicevo prima, l'idea di mettere insieme due mondi, di farli confrontare, considerando che la filosofia è entrata molto tardi tra le discipline che si occupano di management, perché diciamo, ha cominciato a farlo un po'
alla fine del secolo scorso con il tema dell'etica degli affari, ma prima se ne è completamente sempre disinteressata. In realtà ci sono delle esperienze, soprattutto all'estero, di filosofia del management, cioè di filosofi che analizzano, studiano, ma non solo. Cioè, nel senso che non è solo una questione di analisi, ma anche dare alcune, intraprendere delle vie per portare a delle soluzioni dei problemi. Quelli che appunto è la vita dell'impresa, quelle che sono le scelte del management, i presupposti del management, le modalità con cui il management agisce e anche i concetti fondamentali che il management usa. Per cui il laboratorio è stato un po' costruito su questo, abbiamo individuato alcuni temi che sono dei temi importanti per l'azienda e abbiamo chiamato delle aziende a raccontarli dal loro punto di vista e io insieme a vari esponenti dei centri di ricerca del San Raffaele abbiamo fatto degli approfondimenti filosofici su questi stessi temi. In questo modo i ragazzi credo abbiano potuto vedere come la filosofia può applicarsi anche a degli oggetti che non sono quelli che solitamente loro, su cui sono abituati a lavorare, appunto il mondo dell'organizzazione. Dal punto di vista delle imprese, credo che abbiamo offerto anche la possibilità di confrontarsi con un pensiero altro, con un pensiero riflessivo che ragiona con delle categorie diverse. Quindi penso che sia, adesso non è ancora terminata, è il primo anno, ma che sia stata un'esperienza interessante, che porteremo avanti anche secondo dei cambiamenti, eccetera. L'altra cosa che dicevi, sì, anche questo è un progetto con cui ho iniziato a lavorare con Roberto e all'inizio anche altri filosofi morali, ed è proprio partito dall'idea di riflettere sui valori dell'impresa come costituenti dal nostro punto di vista dell'identità dell'impresa. Anche questo, il tema dell'identità è un tema importantissimo perché tutte le imprese hanno oggi necessità di definire meglio la propria identità. Nel senso che anni fa, questo era un problema, qualche decina di anni fa era un problema che non si poneva tanto perché le imprese erano meno globalizzate, meno differenziate, i prodotti soprattutto erano meno differenziati, per cui il problema di differenziarsi tra gli altri era meno importante. Cioè, banalmente, al supermercato non c'erano, cioè, prima c'erano tre tipi di latte, non 10. Quindi, e chi produceva latte faceva quella cosa lì e non era necessario differenziarsi con tutte le sottigliezze del prodotto, della modalità, della filosofia di riferimento, mentre adesso questo è un problema che le imprese hanno molto, per cui è per loro importante proprio quella la cosa di capire chi sono, come vogliono rappresentarsi agli altri, quali sono gli scopi, i valori che sostengono questi scopi, come comunicarlo naturalmente. E quindi da lì è anche grazie a è nata questa riflessione di gruppo che poi ha esitato anche in alcune esperienze con alcuni manager e alcuni imprenditori. E adesso stiamo curando, io e Roberto Mordacci, un libro proprio su questo tema, sul fare impresa con i valori, e dove al centro è proprio il concetto di valore come elemento costituente dell'identità dell'impresa. Me l'aveva detto che stavate lavorando a un libro, però ho detto non posso sbilanciarmi, quindi sono contenta che tu l'abbia comunque confermato, anche perché sono convinta del fatto che sia molto importante portare questi lavori che sono veramente meravigliosi anche al di fuori dell'accademia, no? Perché proprio per portare tutte queste conoscenze a disposizione della maggior parte delle persone, no? Quindi è quello che faccio anche un po' qui a per iscritto, i docenti, i professionisti, i ricercatori anche, che hanno proprio riscoperto il piacere di scrivere dei libri che non sono soltanto focalizzati appunto al mondo accademico, ma proprio per divulgare le loro conoscenze, il loro sapere
alla maggior parte delle persone e credo che questo sia molto importante, quindi sapere che appunto è in prossima uscita un libro su questo mi fa molto piacere, oltre piacevolmente di leggerlo perché mi interessa, ma anche appunto parlarne magari successivamente di nuovo insieme. E sono progetti davvero molto importanti, concetti che possono rappresentare, come dicevo anche prima, un punto di svolta per le nostre imprese, per le nostre organizzazioni. Voglio anche dare un'anticipazione ai miei ascoltatori, tra un po' di tempo, insomma non manca molto, avrò anche il piacere di intervistare Massimo Folador e quindi anche assieme a lui parlare di responsabilità sociale di impresa, di etica, che sono temi davvero molto importanti e quindi sono contenta di trovare conferma in questa chiacchierata che stiamo facendo noi oggi. E a proposito di etica, Stefania, si parla in proposito ovviamente anche di carta etica o carta dei valori, ma come si costruisce in pratica una carta dei valori? Allora, dipende, cioè nel senso che ci sono tanti modi per farlo, alcuni mi viene da dire un po' notarili, no? Cioè, nel senso che quando si è cominciato a parlare di responsabilità sociale di impresa, quindi molte organizzazioni, sia pubbliche che private, si sono attrezzate da questo punto di vista, hanno cominciato a sfornare carte etiche e carte dei valori a sprombattuto, nel senso che bastava in qualche modo riunirsi, i vertici decidevano quali erano i valori, che poi sono sempre gli stessi naturalmente, quali erano i valori che potevano mettere in questa carta etica, la confezionavano, la mettevano sul sito, magari la spedivano via intranet ai dipendenti e quindi questo era fatto. Ovviamente una cosa del genere non serve a nulla se non, come dire, a darsi una patina per l'esterno dal punto di vista reputazionale, ma poi, come dire, anche questo può diventare poi un boomerang, nel senso che se tu ti rappresenti come colui, come colei, impresa che ha questo tipo di valori, poi naturalmente se questi valori non sono rappresentati nella tua modalità di vivere, nella tua comunità di lavoro e nel gestire i rapporti con tutti i vari stakeholder, eccetera, questa cosa diventa boomerang, no? Quindi questa modalità naturalmente la scartiamo, nel senso è una modalità che non produce nessun effetto, nessun significato e che tra l'altro ha anche reso molto diffidenti, no? Su questo tema, mentre il tema della responsabilità sociale di impresa, di cui le carte etiche sono uno degli strumenti, quando si è posto all'ordine del giorno è stato comunque un tema importante. Perché poneva l'impresa come in una modalità diversa rispetto a come si era pensata sempre, che si era pensata come un soggetto solo economico, mentre nell'ambito della responsabilità d'impresa, l'impresa si pensa come un soggetto non solo economico, ma anche sociale e anche etico rispetto a tutti gli interlocutori con cui ha a che fare. I cosiddetti stakeholder, che sono sia i propri dipendenti, ma anche i clienti, ma anche i fornitori, ma anche la comunità in cui vive, eccetera. Quindi questo movimento della responsabilità sociale d'impresa è stato importante è nato da anni fa e adesso diciamo anche si sta un po' evolvendo e ha anche cercato di correggere un po' le proprie strutture. Costruire una carta etica dipende come interpreti questo elemento, questo tema. E il nostro lavoro sui valori, di approfondimento sui valori, nasce anche un po' da questo, nasce anche un po' dall'aver visto quali sono le criticità di una modalità cosmetica o notarile di affrontare i valori, e quindi trovare una modalità diversa che approfondisse davvero quelli che sono i valori all'interno di un'impresa e provasse a identificare delle strade, delle vie per poterli realizzare. Quindi sicuramente per poter fare questo lavoro bene occorre fare un lavoro partecipato, occorre
coinvolgere a partire dai vertici, ma anche il personale il più possibile, come prima cosa per provare a far emergere quelli che sono effettivamente i valori presenti nell'impresa, perché ogni realtà organizzata ha comunque dei valori, magari non li agisce nel rispetto completo di quello che il valore vorrebbe, però insomma almeno abbozzato a alcuni valori. Quindi cercare di farli emergere e qui di nuovo quello che dicevamo prima, cercare di anche condividere un linguaggio su questi valori, perché che cosa significhi responsabilità, che cosa significhi rispetto, ma anche trasparenza, ma anche bellezza, che sono tutti valori che noi abbiamo identificato tra quelli che poi saranno presenti in questo libro. Anche qui ci può essere una precomprensione nelle persone, ma approfondirli significa capire quanto questo valore incide o dovrebbe incidere nella vita organizzativa. Quindi, per costruire davvero una carta partecipata occorre far affiorare i valori presenti, approfondirli e poi con le persone immaginare come potrebbe cambiare l'organizzazione, attraverso quali processi, attraverso quali modelli anche di lavorare insieme, sia quelli diciamo più propri del management, ma anche più diffusi, affinché questo tipo di valore diventi effettivamente una pratica reale. Cioè, il valore non è mai completamente realizzato, ma ci chiede in qualche modo di essere realizzato e ci mostra le modalità per arrivare a questa sua realizzazione. Ce le mostra solo se lo approfondiamo e lo vediamo declinato in tutti gli angoli della vita organizzativa. Quindi questo è un po' quindi la stesura della carta non è altro che l'ultimo momento di un lavoro di condivisione, approfondimento, lavoro collettivo sui valori. E anche in questo forse si inserisce bene il discorso della narrazione scritta dei valori, perché in questo modo anche per recuperare un po' il significato, perché molte volte magari perdono, si svuotano un po' di senso con l'andare del tempo, poi perché c'è anche tanto abuso di questi termini, come dicevi tu, e quindi è bene riprendere contatto e fare sempre molta attenzione, perché come dicevi tu prima, è la stessa cosa che vale per la narrazione. Se non è fatta bene, ti torna indietro e può decretare anche la crisi di un'organizzazione. Quindi davvero su questi concetti molti li seguono anche un po' per moda, diciamocelo, però sono questioni da affrontare davvero con una grande responsabilità e competenza, perché altrimenti si rischia davvero di fare grossi danni. Stefania, prima di salutarci, io ti ringrazio perché sei stata disponibilissima, ci hai regalato tanto tempo. Prima di salutarci, appunto, vorrei chiederti un'ultimissima cosa. Vista la tua esperienza, quindi pensando alla situazione italiana oggi delle nostre imprese, delle nostre organizzazioni rispetto all'applicazione, appunto, della filosofia al loro interno, come siamo messi? C'è ancora tanto da lavorare o qualcosa piano piano comincia a cambiare? Entrambe le cose, ma diciamo che allora c'è ancora tanto da fare perché, come dicevo prima, le due cose, filosofia e organizzazione, sono ancora un po' lontane. Quello che un po' cambia è che mi sto accorgendo anche dal punto di vista della comunicazione, anche sui quotidiani, anche su alcune riviste, eccetera, che ogni tanto una volta al mese almeno esce fuori un articolo in cui si dice filosofi in azienda, l'importanza di filosofi in azienda, cioè c'è un po' una maggiore attenzione anche proprio dai media, insomma, anche Sole 24 Ore, per dire, non una rivista accademica del mondo filosofico. Quindi dell'importanza di un'abilità come quella che è il pensiero appunto filosofico, perché soprattutto adesso anche con quelli che sono
che sarà il futuro, no? della nuova azienda, la nuova organizzazione, se, grazie alla rivoluzione digitale, ai robot, all'intelligenza artificiale, cioè quali sono le competenze che serviranno per il futuro? Ecco, spesso si fa rientrare quella del filosofo, no? No, la capacità di pensare bene, che forse ancora le macchine non sono in grado di sostituire. Quindi da questo punto di vista vedo dei cambiamenti. Dopodiché, diciamo, in generale il mondo delle imprese è ancora un po' lontano, cioè bisogna lavorare molto con i propri contatti, con le persone che si sanno essere più sensibili a questa cosa e che quindi possono aprirti una porta, no? Vedere le possibilità che ci possono essere dietro e da lì raccontarle, fare massa critica e creare una maggiore cassa di risonanza. Però, come dire, tra l'altro, quello che mi preme anche dire è che non bisogna pensare all'intervento del filosofo in azienda solo dal punto di vista della formazione del personale, ma perché? Cioè, è un modo di concepire l'azienda. Quando parlavamo prima, no, di identità, di scopi dell'azienda, di come mi comunico, di che decisioni prendo. Cioè, la filosofia può avere qualcosa da dire, può essere uno strumento utile anche proprio nelle questioni strategiche di business. Quindi l'imprenditore, il manager è colui che prima ancora che estenderlo, diciamo così, a livello di allenamento ai propri dipendenti è quello che più si gioverebbe di questa cosa, ne parlavi anche tu prima. Ecco, su questo ancora non c'è tanta sensibilità, perché al limite c'è la sensibilità di dire: ma può essere una strada, uno strumento formativo nuovo, la facciamo provare ai dipendenti, perché appunto spesso chi invece dovrebbe in qualche modo, perché ha più responsabilità, ha più potere, quindi sottoporre, tra virgolette, i propri modi di pensare, di agire al vaglio della ragione critica riflessiva, sono proprio i manager, le figure apicali. Volevo solo dirti da questo punto di vista che l'anno scorso è uscito un libro che io consiglio spesso, e non è di italiani, quindi non so se tu li puoi intervistare, però che è abbastanza, diciamo, indicativo di qual è la situazione delle imprese oggi dal punto di vista della filosofia. Questo libro è un libro di inglesi, e si intitola Il paradosso della stupidità e racconta come nelle imprese anche di quelle più all'avanguardia, di quelle che in qualche modo si fregiano di coinvolgere delle intelligenze, quindi di mettere, di essere imprese innovative, eccetera. Ecco, queste imprese, loro dicono, gli autori dicono, alberga una stupidità funzionale. La stupidità funzionale è quella modalità, di agire in modo, ristretto, cioè di pensare solo alle questioni tecniche e circoscritte del proprio lavoro senza farsi domande rispetto agli scopi, ai fini, ai significati di quello che si fa. E gli autori dicono ci sarebbe molto bisogno di questa attenzione al cogito. Allora, ecco, io non posso che essere d'accordo perché spesso nelle situazioni organizzate è questa è la situazione è di un'attenzione eccessiva al fare, senza pensare che il pensare, non è, diciamo, contrapposto al fare, ma pensare bene serve a fare meglio. Quindi E quindi questo mi conferma ancora una volta che c'è tanto bisogno di parlarne, di queste cose, di farlo sapere per agevolare anche questo, diciamo, cambio di mentalità da parte di molti imprenditori, perché ne va, insomma, del loro bene, del bene delle proprie imprese, delle proprie organizzazioni e poi anche un bel messaggio per i ragazzi che magari ci ascoltano, che pensano che adesso che ci stiamo affacciando a un cambiamento, con l'avvento
l'avvento delle macchine, l'intelligenza artificiale, eccetera, pensano che lo studio della filosofia, vabbè, li blocchi un po' in ambito lavorativo. Invece in realtà non è così, perché la filosofia è un patrimonio, no? Che ti porti dentro e che ti può servire in tantissime cose, nella vita prima di tutto, ma poi anche nel lavoro. E quindi io davvero, Stefania, ti ringrazio tantissimo per aver partecipato, per averci dato tutte queste informazioni, tutte queste indicazioni e averci aiutato a capire ancora una volta appunto che la filosofia in questo momento di grande cambiamento, di disorientamento, di ipercomplessità, perché davvero ne stiamo vivendo di ogni e siamo spesso smarriti, la filosofia può diventare la nostra bussola, permetterci di trovare un equilibrio e quindi grazie per averci aiutato a riscoprire il senso della filosofia. Grazie a te per avermi invitato a fare questa chiacchierata, a parlare del mio libro e spero di ritrovarti per il prossimo insieme a Roberto Mordacci, magari.